Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo qua in questa bellissima location. Il problema è molto semplice. Allora, penso che la videocamera tipo la GoPro si sia rotta perché ho caricato, apparentemente è entrato un pochino di acqua ieri mentre la utilizzavo, quindi quando stamattina ho iniziato a caricarla per la giornata di oggi e c'è un gatto. Vabbè, penso si sia bruciato il connettore. Dopo ho collegato quel connettore perché non, cioè, non funzionava. L'ho collegato a questa videocamera e penso si sia bruciata anche questa. Quindi oggi, cioè ora la sto utilizzando perché l'ho caricata tutta notte. Però non so se si ricaricherà. Quindi adesso magari faccio dei test appena scendo un pochino in percentuale. Vedo se si ricarica, se no mi tocca comprare un'altra. E in sti giorni non posso usarla. Che palle. Vabbè, ragazzi, va così. Dov'è che stiamo andando, Edo? Come zone? Calagonone, Calagolo di Costa di Paunè. Oggi un altro girettino in barca con dei gommoni, con dei grandi amici di Edoardo, che conosci tutti, immagino. Sì, praticamente sì. Anche quelli dell'Erasmus. Sì, alcuni, forse uno o due non li conosco, ma gli altri tutti li conosco. Dovevamo essere lì alle 9, sono le 10 e mezza. Potete osservare un Edoardo di corsa. Tutto il giro. Però devo dire anche il copilota non è stato in grado Infatti, di. il copilota mi deve 20 minuti della mia vita, l'ho perso. Almeno abbiamo trovato un parcheggetto. Il buon vecchio Edoardo, scazzato, arrabbiato, oserei dire, deluso da se stesso, dalle sue doti. Cioè, guarda te, uno si porta 1000 videocamere, poi gli tocca farlo col telefono. Ma la via dovresti. Vabbè, ragazzi, siamo in ritardo praticamente 2 ore. Ci siamo fermati anche a prendere il ghiaccio e tutto. La maraia è esigente, quindi ce n'è bisogno. Adesso vediamo se sono partiti senza di noi, perché magari volevano il ghiaccio, ma sono già partiti, per quello ci hanno aspettato. Esatto, l'acqua e il ghiaccio E anche il risotto, il riso di mare, frutti di mare. Ho io le cose, te la devo dire. Sì, ma sì, la corrente slegala più che altro. Sì, ma slegala la punta è là, ragazzi. Il gatto è andato indietro. Ci provo a salire. Ma lui è bravo quanto me. Adesso gira tutto il motore e gira l'altra. Gira tutto il. No, ragazzi. Ma perché si deve mettere al contrario? Io non capisco. Vai, riprovo. Pronto? Vai, sì. Oh! No, no. Ragazzi, non ci appendiamo a questo andarino, si spacca sicuro. Poveretto, si è fatto male al piede. Da bravo timoniere ti sei fatto male o no? Coglione sono stato. Cioè. È stata una manovra un po' rischiosa e purtroppo sti gommoni qua non perdonano. Dai, ora ci tocca fare la traversata di nuovo e quando morirà questa batteria, questa videocamera per la batteria poi non posso più usare perché non si ricarica. E non ne ho altre qua in Sardegna. Vabbè, ce la godiamo un pochino. Ecco appunto, il pesciolino ora va e andiamo. E qua è un paradiso, è un paradiso, guardate qua che bello. Cioè, di cosa stiamo parlando? Questi pantaloni me li ha regalati Michela. No, brother, non parliamo adesso di Michela. Ma l'hai lasciata? No. Esco di merda in una foto, però c'è benissimo la foto. Sempre così.
38 euro per tutto, ragazzi, alla fine c'è stra poco, stra easy. Finito, ragazzi, finito, si torna a casa morti. Come te la senti, Edo? Come ti è andata? Un po' tesa, un po' nervosa, era stata dura. Il viaggio di andata tra incidenti, ritardi vari. Però siamo arrivati, prime due ore impegnative, ragazzi non avevano mai visto una barca, quindi no. È stato un po' tosto gestire 10 ragazzi in mezzo al mare col vento a Calagolorizze. Però li abbiamo istruiti al meglio e qualcuno ha anche imparato, grazie a un ottimo maestro. Forse ho imparato, non lo so, ho imparato qualcosina. Sì, qualcosa, ti diamo qualche merito, te lo possiamo dare. Pochi ma buoni. Ottimo, ragazzi, ora ci aspettano 2 ore di macchina e si torna. Eia! Questo, ragazzi, penso sia il primo vlog della storia con da fuori là. Ecco, niente. Ora è molto meno emozionante perché stiamo rallentando. Cazzo, di girare. Ah, hai ragione. Ecco, giusto la polvere. Abbiamo, dopo insomma un pochino di consulenza, abbiamo deciso di provare del cibo tipico sardo. E un qualcosa di croccante cercavamo, crispy. Insomma, andiamo al McDonald's stasera, abbiamo deciso. Andiamo al McDonald's adesso, 100% qua in fondo, giri. Perché non sta riaggiornando? Perché il tuo telefono non è adeguato. Guarda che bei colori, ragazzi, guardate che bei colori che ci sono qua in mezzo alla steppa sarda. Ragazzi, alla fine siamo arrivati in questo ristorante che si chiama Il Talismano, consigliato da, non so, gente locale. Stanchi, niente McDonald's, ma ha fatto molto bene. Allora proviamo un po' di cibi tipici, cioè la pizza adagliata. Fantastico. Ora vediamo un po' cosa c'è. Allora, ragazzi, primo antipastino. Vada, primo antipastino, non mi ricordo neanche. Quella è bottarga e ricotta. Bottarga e ricotta. Quella tua, è sì, 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 lo so. La tua invece? Gamberi con pecorino. Allora, Edo, lo promuoviamo. Cosa pensi? Pieni voti. Pieni voti. Ho speso 60 euro almeno mangiando nelle altre zone. Sì, infatti. Per la stessa identica cosa. Un quarantino a testa, ce la siamo cavata. Non sta mangiando benissimo. Sì, sì, sì. Mi è piaciuto? Niente, dai. 2 antipastini, così stiamo provando un po' di robe anche della Sardegna, ragazzi, perché sennò abbiamo fatto anche di più. Vino, antipasti, tu. Ah sì, va bene. Va bene così. Siamo tornati a casa, doccia fatta. Io non capisco come mai, ma apparentemente la videocamera si è caricata, questa qua, nonostante ci sia tuttora profumo, anzi odore di elettronica bruciata. Però si è caricata. Devo fare dei test approfonditi appena torno a Verona. E però sicuramente la GoPro, chiamiamola così, quella non va. Quella da buttare. E mi tocca oramai dirle addio. A parte che volevo già salutarla perché non mi sono trovato bene. Proverò la 4, magari il modello successivo è un po' migliore. Comunque, ragazzi, noi penso che ci salutiamo qua. Non è così tardi, ma in caso metto questo pezzo di video a fine video, se dopo uscendo faccio altri video, vediamo. Comunque, e voi ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, numerosi, fate in modo che il dio algoritmo non prevalga su di me, quindi mi dia una mano a crescere sempre di più. Vedo che il canale comunque pian piano, cioè qualche iscritto sto ricevendo quotidianamente, almeno un iscritto al giorno, quindi ci sta. E non ho neanche fatto l'aggiornamento di domenica su quanti nuovi iscritti ci sono, quanti ne abbiamo persi e quant'altro, però sta andando abbastanza bene, quindi non ci lamentiamo. Ragazzi, io sono morto, cioè se io adesso vi faccio vedere, sono una aspetta, cioè guarda qua, forse qua non si capisce, ma io sono di un rosso ovunque, soprattutto la schiena, che dovrei forse mettermi. Non so se si capisce. Ah. Sono un gamberetto, ragazzi.
Vabbè, ora mi vado a sistemare un pochino e dopo vediamo se uscire o meno, perché siamo tutti stanchi, ma in teoria stasera è la serata giusta per fare serata. Anche se andare in discoteca ti costa 70 euro, però cos'è che vuoi fare in Costa Smeralda?